Nel derby della decima giornata del girone F di Serie D, il Pineto espugna 1-0 il terreno del Notaresco e vola in testa alla classifica. I pinetesi tengono da subito il pallino del gioco, ma i primi tentativi sono velleitari. Al terzo, su cross di Mininkleri, è Maio ad arrivare leggermente in ritardo e sfiora soltanto, mentre al 18° lo Sicco serve in area Anjambè, colpo di tacco per Mininkleri e nuovo tacco per Domizzi che in diagonale conclude al lato. Nella seconda parte della prima frazione è il Notaresco a provarci. Al 22° lancio di Bernasconi per Forcini che si invola in aria e conclude trovando una respinta in angolo di Mercorelli. Poi nel finale due colpi di testa a lato da buona posizione, al 37° di Forcini su cross di Gelsi e al 41° di Sarli su assist di Di Renzo. L'inizio di ripresa è ancora combattuto. All'11° Scognamiglio, con una spazzata dal limite della sua area, trova Mercorelli fuori dai pali che viene scavalcato recuperando poi la sfera. Al 14° è il Pineto a provarci con un cross morbido dal fondo di Traini e il colpo di testa ravvicinato di Mininkleri che chiama alla gran parata Shiba. È il preludio al gol che arriva al 15° con Giambè che si districa al limite dell'area e indirizza una rasoiata all'angolino per lo 0-1. Il Notaresco prova a reagire, ma il Pineto controlla e non succede più nulla di rilevante, coi padroni di casa che nei minuti di recupero rimangono anche in 10 per il rosso diretto a Sadai. Mister De Patre, una sconfitta che ovviamente essendo con la prima della classe fa meno male, però il Notaresco nel primo tempo soprattutto ha creato qualcosina, poteva passare in vantaggio, però poi appunto non avete portato a casa nessun punto. C'è il rammarico? Sì, il rammarico c'è per il risultato sicuramente, però evidentemente noi continuiamo a fare delle discrete prestazioni al di un organico che il Pineto è nettamente superiore al nostro, quindi abbiamo giocato una buona gara, però non basta, lo sappiamo benissimo. Evidentemente se continui a fare delle buone cose e poi non raccogli nulla vuol dire che qualche limite ce l'abbiamo, ma lo sappiamo, siamo in sintonia con la società che adesso c'è da soffrire, poi integreremo sicuramente la rosa, l'organico, ma soprattutto con giocatori che conoscono la Serie D. Ma io starei con i piedi per terra, ecco, siamo ancora all'inizio, come dico sempre, e andiamo di partita in partita. La squadra sta crescendo e non ne avevo dubbi, e non ne avevo neanche quando siamo partiti male, perché magari c'erano troppe defezioni, troppi giocatori in condizione, e dobbiamo soltanto lavorare e recuperare un po' tutto l'organico, perché abbiamo giocatori fuori importanti. Oggi qualcuno si è sacrificato giocando anche con antidolorifici, perché abbiamo dei problemi importanti, quindi questo dà un giusto riconoscimento alla squadra e ai ragazzi che hanno sofferto, volevano questa vittoria, ecco, al di là del primato che ci fa piacere, però ripeto, andiamo di partita in partita e, come dico ogni domenica, il campionato vero in Serie D inizia il girone di ritorno quando ci sarà il mercato, le squadre saranno rivoluzionate, però l'importante è noi che facciamo punti e stiamo lì, poi dopo strada facendo vedremo quale sarà il nostro futuro.